Non ci crederebbe nessuno, ma siamo arrivati alla centesima puntata, gente. Io ero il primo a non crederci, invece grazie a voi siamo riusciti ad arrivare fino a qui. Un anno di ricette livornesi, un anno in compagnia del Bocca. Stasera, per festeggiare questo traguardo, farò un piatto che a Livorno piace assai, ossia lo stoccafisso. Stoccafisso a livornese con le patate. Un piatto ricco, genuino, fatto, tramandato dai nostri antenati fino a noi per farci sentire veramente le bontà di un tempo. Iniziamo subito con gli ingredienti. Gli ingredienti per 4-5 persone sono molto semplici, ci vuole 8 etti di stoccafisso comprato dal mio amico al mercato, eccezionale, se non è buono tanto ne ho muso tutto. Vedete la differenza fra stoccafisso e baccalà? Un ce n'è, il solito pesce, ossia il merluzzo, ma la differenza sta nella conservazione, nella metodologia della conservazione, ossia il baccalà è messo sotto sale e lo stoccafisso invece è essiccato al sole, come facevano gli antichi vichinghi. Ho comprato anche 2 etti di trippette che serviranno per darne ancora più sapore a questo trippette, naturalmente di stoccafisso. Poi c'è del peperoncino, la scorza di un limone, 500 g di polpa di pomodoro, 1 chilo di cipolla bionda, che deve essere proporzione 1 chilo 1 chilo, sempre. Se voi ne fate 2 chili ci vorrà 2 chili di cipolle. E poi circa 800-900 grammi di patate. L'olio di livello buono, un bicchierino di marsala. Allora, per questo piatto extra strong c'è subito da fare una cosa, ossia fare un bel trito di cipolla bionda. La dovete fare per la fine, io la faccio a mano, ma se volete utilizzare il robot c'è problema, lo potete fare. Allora, dopo aver fatto la nostra cipolla, c'è solo da mettere circa 5-6 cucchiai d'olio nel nostro tegame, aggiungerci un peperoncino. Il nostro olio è scaldato bene, allora ci vado a mettere la nostra cipolla. Guarda, attenzione a buttarla di fuori, che già ci penso io. La nostra cipolla dovrà soffriggere bene, si dovrà sfare. Dopo un pochino che ha preso tutto l'olio ci andremo ad aggiungere la scorza di limone tagliato finemente, ecco qua, e un bel bicchierino di marsala secco, ho detto. Ci sarà solo da aspettare che soffrigga. Ora noi abbiamo il fuoco bello alto, però fra un pochino lo abbasseremo per non fare bruciare le nostre cipolle, mi raccomando. Dovrà soffriggere circa un quarto d'ora, che le cipolle si sfumino bene e si ammorbidiscano il dotto. Aspettando che faccia questo lavoro io, ora io vado ad abbassare perché sento che frigge troppo, se no me le brucia le cipolle. Vado a mettere a medio fuoco e controllerò, naturalmente. Dovrò fare con i pezzi di stoccafisso, cioè li farò più piccini, farò delle listarelle così. E prenderò le trippette e le taglierò più finemente invece. Le trippette dovranno proprio dare sapore, che si dovranno sfare del tutto. Mi raccomando, le trippette pulite l'ammodino, levatemi tutto il nero che c'è dentro. Fatto il tutto, lo metteremo via, aspetteremo che sia il momento giusto per metterci. Perché questo è un piatto che ha la sua ritualità, ogni cosa va messa al momento giusto per poi creare questo splendido e eccezionale piatto. Allora, le nostre cipolle hanno soffritto per quarto d'ora che vi avevo detto, è diventata una bella portellina, come potete vedere. Ci sarà da mettere ora il pomodoro, tutto il pomodoro dentro. Mi raccomando, non ci mettete l'acqua, perché lo stoccafisso poi, quando verrà immesso, butterà un sacco d'acqua e allora lì si vedrà veramente se sono stato bravo. Il pomodoro dovrà cuocere insieme alla cipolla per circa un quarto d'ora, che si ritiri proprio tutto, che
perde tutta l'acqua in più. Alzate ora un pochino, perché ve l'ho detto, ora che avete messo il pomodoro la temperatura si era abbassata, allora noi dovremo portare a ebollizione tutto e abbassare. Passato un quarto d'ora, 20 minuti che il nostro pomodoro ha cotto insieme alla cipolla, ci aggiungeremo il nostro stoccafisso, tutte le trippette e tutto lo stoccafisso insieme, mi raccomando, strizzatelo a mulino prima di metterlo. Io l'ho strizzato, ma un po' d'acqua, tanto ve l'ho detto, la rifarà. Ora se c'è da alzare un'altra volta, da aspettare che lo stoccafisso si sfaccia, butti fuori tutta l'acqua che servirà poi per mettere, per cucinare le patate, che serviranno per asciugarla quest'acqua, e a Livorno si piscia mea da qui, bimbi. Dopo circa una ventina di minuti che il nostro stoccafisso sta cuocendo a fuoco basso, leggermente stappato che fuoriesca un po', come potete vedere è bella accosa e si è sfatto quasi tutto. Ci avrà ancora una venticinquina di minuti che si sfaccia e che ritiri ancora un pochino, perché poi dovremo aggiungerci le patate. Mi raccomando, sempre a fuoco bassissimo, leggermente stappato, che possa fuori uscire il nostro vapore per eliminare tutta un po' d'acqua, va bene? Rieccoci allo stoccafisso, allo stoccafisce, come lo chiamano a Lampedusa. Allora, vedete, è bello acquoso. Allora, e si è sfatto quasi tutto. Ora c'è da solo a prendere le nostre patate tagliate a cubetti abbastanza grossolani e le andremo a mettere dentro. L'ultima cosa da fare è da aspettare sera che il nostro stoccafisso ritirerà. Le patate aiuteranno a ritirare il brodo e a finire la cottura di questo piatto. Ve lo dico, c'ha un odore, mamma mia, non vedo l'ora di mangiarlo. E aggiungerei un pochino di sale, un pochino di sale ci va messo ora, poi lo andrò a assaggiare quasi a fine cottura per sentirne il giusto, la giusta sapidità. Mi raccomando, portatelo a ebollizione e poi lo andremo a abbassare subito, immediatamente, perché dovrà avere una cottura molto lenta. Il piatto sarà pronto quando le patate si saranno ammorbidite e quando il brodo avrà ritirato tutto. Ci vediamo fra una mezz'oretta, 40 minuti. Ah, mi scordavo, mi raccomando, dovete tenerlo stappato, che evapori, che oltre all'aiuto delle patate debba evaporare tutta l'acqua, e c'è, va bene? Eccoci arrivati, dopo circa una quarantina di minuti che avevo messo le patate, il nostro stoccafisso ha ritirato tutto, come si può vedere. Allora è pronto per essere impiattato. Prima di impiattarlo ci metto qualche fogliolina di basilico, 4-5 foglioline di basilico tagliate a mano così, le mettete dentro, ci date una bella rigirata che venga incorporato il basilico dallo stoccafisso per rilasciare l'odore tipico dello stoccafisso. E ora c'è solo da impiattarlo. Vado ad assaggiarne un pochino, è sciocco, allora ne vado a mettere un altro po' di sale. Perché a differenza del baccalà, lo stoccafisso, essendo essiccato come vi ho detto, è sciocco di per sé. E ora una bella rigirata, si prende un bel ramaiolo e si mette il nostro stoccafisso con le patate in un bel piattino, guardate che bellezza, eccolo lì, piatto sano, genuino. Non ci si dovrebbe mettere prezzemolo, però per abbellire un po' il piattino da un colore abbastanza uniforme, che lo vedete arancione il nostro stoccafisso, ci metto qualche fogliolina così a creare un attimino un piatto un po' più, un quadro, diciamo. Ecco fatto, piatto è pronto, pronto per essere degustato. Con questo vi mando un grande saluto e vi mando un bacione. Alla prossima!